Ed entriamo in diretta alle 12.09. Sta tornando Gazebo, ragazzi. Sì, questa è una grande cosa, bello successo della scorsa stagione. Torna Diego Bianchi e noi abbiamo Zoro, che sarebbe poi la stessa persona. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno a te, ben trovato, come va intanto? Si lavora, si produce. Si prepara la sera, sì. Come ti senti? Mi risponde male, attacca, guarda, sicuro. No, abbastanza tranquillo, forse un po' da incosciente, però insomma al momento sto ancora tranquillo, poi vediamo, insomma, tranquillo, ha fatto una brutta fine, serena, va bene, insomma. Si lavora, ecco, sono molto agitato, ecco, facciamo così. Sì, si fa delle risposte di circostanze. Intanto in bocca al lupo, sì. No, non si dice merd. No, tutte queste cose, io riconosco solo in culo alla balena, mi piace. Ah, in culo alla balena, lo diciamo. Non so mai che risponde a quelle altre. Ok, ma siamo superstizioso generalmente, al di là del fatto di essere comunque artista, perché poi... ovviamente, ma che artista? Uno mica è superstizioso perché è artista, uno tanto è superstizioso spesso perché è romanista, poi... Ah, ecco, per esempio. Se è già solo quello, basta, ma in generale un pochetto, dai. Io credo che Daniele De Rossi non parlasse forse dalla tua intervista, può essere quella... O forse no, qualcosa dopo l'avrà fatta. Perché dici questa cosa? Perché venerdì tornerà ad avere a parlare. Intervista Sky, quindi c'è grande curiosità. Grande curiosità per sapere che dirà. Esatto. Che ti aspetti? Vabbè. Io che mi aspetto, ma non lo so, ma a me mi fa piacere, non che devo dire. Posso immaginare cosa può dire, ma insomma, vediamo, non so, insomma, lui dice, non è mai banale, ecco, nelle interviste, quindi dipende pure dalle domande, non so che... Sarà strano comunque, no, infatti no, ma tu che l'hai, diciamo, visto e seguito anche come noi, poi peraltro da tifoso, oggi abbiamo sentito nel post partita dire che comunque lui aveva sempre provato a fare il massimo, cioè sulle polemiche che insomma dicono e lo vedono come finalmente tornato a giocare, cioè in realtà no. Uno dovrebbe essere contento, non dovrebbe fare la polemica, non è che... E poi non è che prima non c'è questa cosa che un giocatore non vuole giocare, insomma, no. Già è bizzarra in assoluto come idea, poi applicarla a Roma a uno come lui vuol dire proprio venire dal Canton Ticino, insomma, essere... È verità. Insomma, è una cosa abbastanza assurda il solo pensarla, ecco. È cambiato qualcosa da un paio di domeniche a sta parte? Dove? Nella vita? Nella vita in generale, no, insomma, la cosa... No, insomma, ovviamente si è contenti, mm-hmm. perché comunque quando le cose vanno bene si è contenti, ma al di là del fatto che vadano bene, insomma, vedere delle cose normali fa piacere, visto che gli ultimi 2 anni tutto sono stati fuorché normali, al di là del fatto che si sia prima in classifica, forse non è normale neanche quello, ma insomma... Avere un allenatore, dei titolari, una bella squadra, ecco, insomma, cose, giocatori probabili e non improbabili, come ce ne sono stati magari in passato qualcuno, insomma, cose così, non dico niente d'originale, da Pirissa. Ma io approfitto anche per chiederti se vuoi intanto qualche anticipazione sulla puntata di questa sera, e poi col tuo modo di fare giornalismo, che insomma è stato anche incensato da molti, che atmosfera si respira per le strade di Roma per quanto riguarda la situazione, che francamente politica è surreale in questo momento? Dunque, stasera inevitabilmente parleremo, sempre che non succeda nulla in questo pomeriggio, perché qua appunto non si sa mai, parleremo della nostra presentazione, nel senso proprio della presentazione di ieri di Gazebo, la conferenza stampa che è stata praticamente saltato tutto perché è arrivato Grillo in Rai a occupare la Rai, di fatto ha occupato pure Gazebo perché tutto quanto è diventato un casino, cioè io, sotto il diluvio io non riuscivo a entrare alla mia conferenza stampa, cioè, veramente? Si è scontrato poco la manifestazione del Movimento 5 Stelle, quindi è stato molto divertente, diciamo che la notizia che è venuta da me, di solito insomma la ci vado io, questa volta non c'è stato bisogno, è successo tutto proprio mentre noi dovevamo raccontare un po' la nuova stagione, queste cose, quindi... Ci sono immagini, avremo immagini. Io ho lavorato mentre stavo lì, mentre invece di fare la conferenza stampa, abbiamo fatto pure la conferenza stampa, tutti zuppi, insomma, una situazione abbastanza bizzarra. E per il resto, per le strade di Roma, boh, non lo so. Insomma, no, nel senso che proprio sto Movimento 5 Stelle, nel senso tanti avevano riposto un po' la loro fiducia, la loro disperazione su questo, avevano puntato sul...
su Grillo. Che sensazioni hai anche avendoli incontrati? Cioè, non so, come loro se si sentono molto sulla cresta dell'onda, sono molto sicuri di sé, si sentono al posto giusto, nel momento giusto, a dire le cose giuste, quanto tutto ciò sia percepito come loro pensano è da vedere. È vero pure che PD, PDL danno loro costantemente una grossa mano al di là dei loro errori. Quindi, insomma, di fatto ieri c'era questa situazione strana di un partito, un movimento, chiamatelo come volete, comunque di una forza rappresentata in Parlamento, che non è diversa formalmente dalle altre, al di là del fatto che loro si sentano tali, che nel momento in cui dice fuori la politica dalla RAI entrava con 30-40 parlamentari e con i loro capi RAI, insomma, che è una cosa abbastanza, no? Mamma mia. Fa pure un po' paura a dirla, raccontarla così. Poi ieri non c'era da avere paura, perché poi uno le cose le vede. Però ripeto, se uno sta alla forma delle cose, a quello che è successo, ieri è successo questo, ecco. E quindi, insomma, tutto molto strano, molto veloce, molto pure difficile da raccontare, e ancora più difficile da capire, ecco, diciamo che. Ma come in questo caso magari ci sarà da vedere proprio per far segnare quello che è successo. Quello che faccio io, che non so giornalismo, quello che è, insomma, io mi limito a vorrei limitarmi a raccontare bene il più possibile, insomma, quello che vedo, ovviamente col mio punto di vista, che è sicuramente soggettivo, ma direi che è sincero, insomma, ecco. Ieri, mentre mi intervistavano a margine della conferenza stampa, c'era Di Battista, che è un parlamentare del Movimento 5 Stelle, che mi diceva: sarete, come diceva, imparziale, sarete una trasmissione indipendente. Mm-hmm. E che io rispondi no, a parte la domanda è pure un po' offensiva, ma al di là di questo, cioè, Che modo è? Comunque tornerai, insomma, Gazebo torna. Ricordiamo anche un po' gli appuntamenti, va martedì, mercoledì e il giovedì alle 23:20, giusto? Per chi volesse più o meno, un minuto meno, sì. Dopo ballerò il martedì stasera, dopo Chi l'ha visto mercoledì e dopo il telefilm il giovedì, che c'è la puntata più lunga, diciamo. Ci sarà sempre spazio per noi twittaroli? Di entrare brevi, sì, ci saranno. No, gli ingredienti saranno più o meno gli stessi. Insomma, da quel punto di vista, squadra che andrà bene non si cambia. E ieri ho detto: cercheremo di essere tutti un po', di applicare, di essere un po' tutti dei cervigno, insomma. Che no, belli. Quindi, belli. Corsa, fatica, applicazione, talento quando c'è da tirarne fuori. Bello. Senti, vabbè. Kansas City come sta vivendo questo momento? Kansas City cerca bene, ovviamente bene. Siamo riusciti finalmente a scrivere una scheda di un derby vinto, cosa che ancora non c'era riuscita. Io ho pianto stavolta. Hai pianto? Ho pianto stavolta. Faceva meno ridere, ma era stavolta più. La faccia nostra sta qua, c'è sempre stata a prendere, a ricordare, insomma, le sveglie. Lo cito così a memoria: a prendere sveglie e pronta per altre pizze. Sì, per altre pizze e avida di carezze. Mamma mia, gli è rimasta poco a Flavio. Tanta roba. È rimasta veramente, veramente poco. Intanto c'è il nostro Bobbo che all'ascolto, e ci salutate con un Forza Roma. Forza Roma, sempre, perché è veramente uno stile di vita proprio. Bello che dirti. Comunque si va avanti, diciamo, abbiamo qualche difficoltà in più, perché insomma, ecco, riuscire a fare tutto col tempismo giusto non ce la si fa, però sì, insomma, ci siamo e si sentirà bene. Da stasera si sentirà. Diego, grazie, Forza Roma, ti Forza seguiamo Roma. Stasera grazie. In culo alla balena a te, ovviamente, visto che ti piace. Io te lo dico comunque, speriamo che non caghi. Grazie a Diego Bianchi. Ciao. Che genio, complimenti, è tanto un piacere veramente averlo con l'hai noi. L'hai letta l'ultima di Kansas? Sì, l'ho letta. Pianto del cigno, mamma mia. Pianto del cigno e pianto di Grasselli pure. Mamma mia, il cigno Balzaretti. Ti sei andato appresso proprio così. Ma è stata così. bella. Hanno pianto un po' tutti in questo derby, comunque. È commosso De Rossi, è commosso Balzaretti, è commosso tu, sei commossa Kansas City e chissà. Insomma, io sono finito in braccio a Calicchia per almeno 20 minuti. Allora stavo sei tu. Un koala, sei tu che hai rotto il maleolo al bomber, allora dillo. Dì la verità. No, devi dire la verità, perché qua sono in tanti che stanno preoccupando. In realtà è un emolo di El Shaarawy. Vista la poca efficacia sottoporta di altri componenti della squadra, qua c'è grande preoccupazione per la mancanza del bomber, capisci tu? Che è insomma, no, che gli altri sono senza piedi. Sì, lo vogliamo, sentiamo De Rossi d'Azzurro. Perché ce li hai a Milano? A Milano io no.
No, no, guarda, ti farebbe un sacco bene, sa? Stanno bene là, dai, su. C'ho paura, dai, sono troppo connotato con questa parlata, con questo accento. Non so come vestirmi, mi ferma una dogana, dai, poi per me vergogno. Piace pure te? Non so la lingua. No, sta Dio, non ce va, te se parla proprio, te muovi da quando vuoi. Perché io non ci stai bene a Roma, è tanto bella sta città. No, perché ammazza? Quando vai, te muovi male poi con queste braccia. I gomiti, non so le braccia. Non lo faccio più. Guardate, no? Tatuaggi, stai guardando i tatuaggi, l'ho visto. Qua te vogliamo tutti bene. Capito? Te serve una cosa, la portiamo, che te serve? Che devi rimanere qua, buono, carmo, coccolato, con tutti i tatuaggi, tutto a posto. Ma perché se fosse ci posso andare? No! È il futuro, pensa al futuro e poi devi romper cazzo, voglio dire, ma dove vai? Stai qua, punto e basta, andiamo avanti, dopo ci parlo, andiamo avanti, dai. Ma te devi preoccupare, sei mica l'unico, sa? Guarda che ho incontrato chi sta peggio di te. Oddio, che genialità, che genialità. Questa, ci è piaciuto risentirla insieme, ci stava, ecco, ci stava. Eccolo qua, il canto del cigno te lo dice, il canto poi magari, il pianto del cigno, Roma-Lazio 2-0, mi piace molto anche la parentesi ovviamente, l'abbiamo ritirata fuori. Quale pezzo, visto che è lungo, non so se vogliamo leggerlo tutto, c'è un pezzettino che vogliamo riportare, sì, insomma, no? Di Kansas City, ecco, lo ripetiamo. Insomma. Pure perché il tormentone della coppa alzata in faccia, la faccia nostra istituzionalizzata così a ossessione per chi se la ritrova davanti da sempre, tormentone più utile per gonfiare deltoide su uno status di Facebook, un sms che per muoversi nella vita reale a lungo andare, come ogni tormentone rischia di sembrare l'unica cosa che hai fatto in carriera. Comunque la faccia nostra sta qua, segnata dalla coppa e dalla vita, ma sta qua pronta per altre pizze, avida dei carezze. Insomma, alla faccia nostra sta qua questa.